Benvenuti a Oltre la Corsa, il podcast di Swiver. Abbiamo deciso di aprire questo spazio in cui parlare a ruota libera di ciclismo, perché siamo convinti che dallo scambio di idee possa nascere sempre qualcosa di buono. In questa quarta puntata portiamo avanti il nostro viaggio tra i giovani di questo sport, con altri tre nomi nuovi da seguire. Tratteremo poi la cronaca, con un'analisi sulla Strade Bianche e il suo valore, passando al Gran Premio Industria Artigianato di Larciano e infine alle gare che ci aspettano, la Parigi-Nizza e la Tirreno Adriatico. Io sono Alberto Girardello e con me in questa puntata ci sono, in ordine alfabetico, Alessandro Autieri, Alberico Faroldi e Luca Salvo. Per questa puntata abbiamo deciso di iniziare dalla nostra ormai consueta carrellata di giovani, parlando di tre corridori che sono molto poco conosciuti al grande pubblico. Due di questi però si sono già messi in luce in questi ultimi giorni, e per parlare dei giovani non possiamo che dare la parola ai nostri esperti di ciclismo giovanile, Luca e Alberico. Luca, so che volevi parlare di un corridore serbo classe 97, giusto? Sì, parliamo di Dusan Rajović dell'Adria Mobil, l'unico corridore serbo di livello in questo momento in circolazione, un corridore forte soprattutto in volata, però si difende anche in salita e va bene anche al cronometro, tanto che sia nel 2016 che nel 2017, ai primi anni, non da neopro, perché lui non sarebbe ancora un pro visto che sta in una Continental, è un semipro, comunque i primi anni fuori dalla categoria juniores, lui ha vinto il campionato nazionale serbo a cronometri. In queste primi mesi del 2019 si è già messo in luce, conquistando due vittorie, entrambe in Grecia, la prima al Road Grand Prix, il GP Road in italiano, e la seconda nella prima tappa del Tour of Road, che è il Giro di Rodi praticamente. Poi ha fatto anche secondo nell'ultima tappa, in quella in mezzo invece è andata via una fuga, lui ha preso una quindicina di minuti, quindi non è riuscito ad essere competitivo per la classifica generale. Già in precedenza, a fine febbraio, aveva raccolto un altro secondo posto di tappa, ovvero al Tour of Antalya, dove su un arrivo tortuoso era stato battuto solo da Mathieu Van Der Poel. L'anno scorso ha vinto tantissime gare, incluso una tappa e la maglia a punti, come avevo già detto in un'altra puntata del Tour of Qinghai Lake. Tutto praticamente ha ottenuto 8 vittorie, ha vinto in volata, ha vinto anche in solitaria e ha vinto anche a cronometro. Ha vinto corse comunque di prestigio della categoria Continental, quindi le famose punto 2, come il Croazia-Slovenia, dove tra l'altro è arrivato da solo con Michael Kurkle a 3 secondi e poi il gruppo a 15 secondi. Ha vinto il GP Slovenia-Istria, che l'anno scorso si chiamava ancora GP Isola, poi è arrivato sul podio sia l'Umag Trophy che il Porec Trophy. Dunque parliamo appunto di un corridore completo, sicuramente al quale sicuramente in questo momento la categoria Continental sta anche stretta, anche e soprattutto perché da quest'anno ha in casa la concorrenza abbastanza scomoda di un corridore come lui, molto simile a lui per caratteristiche, ovvero Marco Camp, un altro corridore veloce con un'ottima tenuta che a questo livello fa un po' quello che gli pare. Dunque dall'anno prossimo probabilmente farà il salto di categoria. Io mi auspico che lui vada in una squadra come può essere un Androni Giocattoli o comunque tutte le professional italiane o le professional francesi, come una Vital Concept piuttosto che un Arkea, perché è un corridore che ha le caratteristiche per far bene nelle gare adatte soprattutto alle professional, sia in Italia che soprattutto in Francia. Nel World Tour potrebbe fare un po' la fine del già citato Marco Campo, ovvero un corridore che si piazza magari spesso in top 10 però non vince mai. Ma quindi a livello di competitività, cioè a grandi livelli, non lo vedi arrivare proprio come tra i grandi, diciamo, cioè tra i grandi, insomma, anche a competere in corse di un giorno di un certo tipo? Diciamo che c'è il precedente di Camp, appunto, che viene dalla stessa scuola, quella dell'Adria Mobil, caratteristiche molto simili, che non è troppo ben augurante. Sicuramente parliamo di un corridore che avrebbe le caratteristiche per fare molto bene in gare tipo la Milano-Sanremo, piuttosto che, non so, una GP di Plouay. Però bisogna anche vedere poi in volata contro i grandi
del ciclismo internazionale come se la cava. Cioè, è chiaro che qua comunque per ora l'abbiamo visto contro gente come Herman Dahl, contro Mathieu van der Poel ha perso, per cui è un altro paio di maniche. Bisognerebbe vederlo innanzitutto a livello intermedio, quindi nelle professional, per capire se poi può avere un futuro anche nel World Tour, altrimenti appunto, come dicevo, le caratteristiche perfette per fare la fortuna comunque di tante squadre professional. Un altro ragazzo di cui dobbiamo parlare invece, Luca, correggimi se sbaglio, è del 99 ed è francese, Antoine Rogel o Raugel, perché essendo dell'Alsazia lì il nome può essere anche un po' germanizzato. Cosa ci dici di questo ragazzo? Antoine Rogel della Chambéry, che è la squadra, il vivaio della AG Désert, dunque già questo è un buon biglietto da visita. Parliamo di un corridore che da junior ha vinto il campionato nazionale francese. L'anno scorso, la prima stagione da Under 23, si è già messo in luce con tanti piazzamenti di qualità nelle corse di un giorno più prestigiose di categoria, tanto che è arrivato decimo al trofeo IDC, decimo alla Parigi-Roubaix e dodicesimo al GP Ruota d'Oro, che sono tutte corse di categoria 1.2 Under 23, dunque corse del calendario UCI. Poi ha fatto molto bene ovviamente nelle corse del calendario francese. Lui tra l'altro in inverno si diletta nel ciclocross, e il ciclocross sappiamo essere un'ottima palestra per poi diventare grandi corridori. È un ragazzo che è molto forte sul passo, come ci testimonia il decimo posto al campionato nazionale Under 23 a cronometro dell'anno scorso. Quest'anno ha iniziato molto molto bene la stagione, infatti nelle prime due gare ha fatto un diciottesimo il GP Puy-l'Aubier, gara vinta dal nostro Christian Scaroni. Lui è arrivato appunto 18esimo a 1 minuto 32, e poi settimana scorsa, cioè questa domenica 10 marzo, è arrivato quarto al GP de Wittenheim. Dunque un corridore sicuramente che ha delle qualità importanti, anche perché parliamo di un ragazzo che ha appena iniziato il secondo anno da Under 23. Le caratteristiche sembrano quelle di un uomo da corsa a tappe, forse non velocissimo, per cui bisognerà vedere poi quanto sarà bravo a vincere o se riuscirà solo a piazzarsi spesso. E per il resto non è che ci sia tanto da aggiungere. Appunto, la prima stagione è stata impressionante per un primo anno, e dunque adesso quest'anno lo attendiamo in corse appunto come la Parigi-Roubaix Under 23, come il Giro delle Fiandre Under 23 e come le classiche italiane dedicate agli Under 23 che correrà, per vedere a che punto è a livello internazionale, ove ovviamente la concorrenza è un po' diversa rispetto alle gare che ha fatto fin qui in stagione. Mentre Albino voleva parlarci di un corridore belga in questo caso, che non è ancora sceso in campo, comunque non ha fatto già gare particolarmente importanti quest'anno. Sì, io vorrei parlare di Kobe Gossens, che è un 96 che fa parte dell'organico della Lotto Sudal Under 23. Uno potrebbe pensare che mi sono rimbecillito completamente, perché in un organico stracolmo di talento e soprattutto di un vice campione mondiale come Van Moor, di 4-2000 fortissimi, tra cui Van Wilder, che senza Remco Evenepoel sarebbe stato il dominatore della scorsa annata tra gli juniores, vado a prendere l'unico elite che fa parte della squadra della Lotto Sudal. Perché? Allora, innanzitutto perché, nonostante sia più avanti degli anni rispetto ai suoi compagni di squadra, ha una storia particolare, perché fino al 2017 compreso faceva ciclocross, e non lo faceva certo a un livello dilettantistico o come complemento alla strada, ma era la sua attività principale. Infatti ha fatto parte prima della Telenet Fidea e poi della Marrux, vale a dire due tra le corazzate del ciclocross belga. Tuttavia, dopo alcuni risultati non propriamente eccellenti e un certo grado di stagnazione raggiunto dalla sua carriera nel ciclocross, ha deciso di passare alla strada. È stato accolto dalla Lotto Sudal, dal vivaio della Lotto Sudal, che in questi anni si è dimostrato abbastanza propenso ad accogliere crossisti ormai
ormai stanchi dalla loro attività invernale e desiderosi di passare alla strada, e subito al primo anno nelle fila della squadra belga ha ottenuto ottimi risultati, pur essendo quasi completamente a digiuno di esperienza su strada che in alcuni casi gli ha precluso risultati più importanti. Ad esempio, nonostante abbia concluso la Ronde Lizard all'ottavo posto, il piazzamento nella classifica finale poteva essere migliore, perché nella seconda tappa, pur essendo uno dei candidati alla vittoria finale, ha passato tutta la tappa in fuga, vedendosi superato e staccato irrimediabilmente a 800 metri dall'arrivo. Lo stesso nella Liegi dedicata agli under 23, al momento dell'attacco decisivo, mentre lui era nel gruppetto di testa, si trovava in fondo al gruppo ad alimentarsi, ed è stato colto in contropiede dall'attacco poi decisivo di João Almeida. Tutte piccole cose che comunque ci fanno capire che si tratta di un corridore che, nonostante l'età, per la scarsa esperienza, può migliorare ancora tanto. Non potrà partecipare alle corse che lo hanno visto protagonista lo scorso anno, ma non mancheranno sicuramente le occasioni nell'ambito delle punto 2 belghe e francesi di farsi vedere, di farsi notare, di strappare un contratto nel professionismo, cosa che fino all'infortunio sembrava praticamente certa. Beh, dato che le promesse di Gossens sono così importanti, sarà proprio il caso di seguirlo. Un altro invece di cui è il caso di parlare, mi diceva Alessandro, che è un corridore che è già salito agli onori delle cronache, giusto? Sì, guarda, allora il mio uomo della settimana è Ivan Garcia Cortina. Mi permetto di sbrodolarmi addosso segnalando che nella quarta tappa della Parigi-Nizza è reso protagonista invece il corridore di cui avevo parlato settimana scorsa, ovvero Valentin Madouas, protagonista di una bellissima azione che poi invito a rivedere, anche a rivedere tutta l'ultima, sì, il finale di quella tappa. Ivan Garcia Cortina è uno spagnolo classe 95 asturiano di Gijón, che è una regione ad alta densità ciclistica. Basta pensare che da quelle parti, dalle Asturie, arrivano José Manuel Fuente oppure Samu Sanchez, sono corridori con i quali Garcia Cortina non condivide alcun tipo di caratteristica. Oppure anche Ceci Rubiera, che con Garcia Cortina invece condivide il fatto che sono entrambi nati a Gijón, ma oltretutto Ceci Rubiera, come ha detto Garcia Cortina in un'intervista, era il suo vicino di casa ed è stato una delle sue fonti di ispirazione. Cortina è uno spagnolo per lo più atipico, più della famiglia dei Flecha che dei Valverde o Purito Rodriguez, anche se rispetto allo stesso Flecha è sicuramente più veloce allo sprint. E questo dovrebbe prima o poi giovargli in qualche maniera, dico prima o poi perché al momento la casella delle vittorie sotto il suo nome segna un perentorio zero. E mi pare evidente che gli manchi comunque quel qualcosa per primeggiare nelle categorie giovanili, visto che anche nelle categorie giovanili non si è mai distinto come un vincitore seriale, anzi tutt'altro. Un corridore molto caparbio, forte sul passo, sa resistere a sforzi intensi, può ottenere anche su percorsi impegnativi con salitelle brevi. Infatti anche nell'Under 23 arrivò tra i primi 15 in un piccolo giro di Lombardia, quello vinto da Masnada, ma che sin dal suo passaggio professionista ha dimostrato di essere a suo agio sulle pietre. Comunque diciamo un corridore che si può definire un vero e proprio classicomane, comunque veloce in volata, e dico abbastanza veloce in volata, anzi, perché trova sempre qualcuno più rapido di lui, come poi abbiamo potuto vedere proprio durante la Parigi-Nizza, dove si è messo in forte evidenza, e arrivando anche secondo nella tappa vinta da Groenewegen, ma dove lui è stato assolutamente uno dei protagonisti nel finale, quando è stato quel ventaglio portato via da Bernal e Kwiatkowski. Lui è stato uno dei protagonisti assoluti, chiudendo poi al secondo posto, era la tappa di Bellegarde, chiudendo poi al secondo posto alle spalle di Groenewegen e davanti a Matteo Trentin, comunque gente
tutt'altro che fermo allo sprint, anzi, è passato professionista nel 2017 con il allora neonato Team Bahrain, anche se la cosa aveva un po' sorpreso perché lui correva nella Claim Costanza, che è praticamente il vivaio di quella che era la Quickstep, che in quell'anno, nel 2017, oltretutto passarono Cavagna e Schachmann con la Quickstep, mentre lui andò al Team Bahrain. Sì, nel 2017, no, Mass l'anno prima. Forse Mass l'anno prima e Narvaez invece l'anno dopo. Sì, perché Mass, perché la Crane Costanzia poi ha chiuso, nel 2017 già non c'era più, quindi sono passati tutti insieme a fine 2016, quindi anche Mass, sì, perché il Valle d'Aosta di Franchini e Mass è quello del 2016, sì. Ok. Perdonami, ci sta assolutamente. E appunto, dicevo, corridore dotato di uno spunto veloce e sembrerebbe molto adatto alle corse del nord. Tanto che nel 2016, quando era ancora dilettante, e verso il finale di stagione, fece quattro corse proprio con la Quickstep, e le corse tutte in Belgio, e poi arrivando settimo nel mondiale, quello che io definisco il mondiale farsa, quello di Doha, vinto da Halvorsen, e lui arrivò settimo piazzandosi comunque davanti a gente veloce come Hodeg, Jacobs e Molano, lo stesso Rajovic di cui ha parlato prima Luca, e quell'anno fu anche ottavo nel Fiandre Under 23, quello sempre solito che ormai cito tutte le volte, ovvero quello vinto da David Perr. Lui arrivò ottavo battendo Davide Ballerina allo sprint. Nel 2017, primo anno dei professionisti, si mette subito in luce al nord, chiudendo undicesimo lo Shell de Pris, che comunque non è una classica del nord, non dura, anzi tutt'altro, solitamente si chiude in volata, però resta comunque una delle classiche più antiche del panorama. Arrivò anche ottavo quell'anno nell'Europeo danese vinto da Christoph, comunque appunto un corridore che si lancia in volata anche se non è così veloce da primeggiare con i grandi sprint. A fine stagione rischia il colpaccio alla Vuelta, si arriva, sono quasi le ultime tappe, adesso non mi ricordo precisamente quale tappa è, si arriva a Gijón e lui è dentro questa fuga a 9 con anche bei nomi, e nel finale, convinto di battere i suoi compagni volata, si lancia, anticipa lo sprint, si lancia, ma finisce a gambe all'aria, viene preceduto dal solito grande immenso De Gendt e persino da Jellinson Pantano, che non è di certo il più forte tra i velocisti in uno sprint ristretto, e quindi dimostra che comunque deve crescere ancora, e anche se secondo me questo limite di non riuscire a vincere è un limite. E poi tra l'altro in quel 2017 vince la sua unica corsa, che però non è una corsa che ha molto a che fare con il ciclismo, infatti lui vinse il Red Hook Criterium conquistando la tappa a Milano, che sono quelle gare con le cosiddette bici a scatto fisso. La scorsa stagione cresce ulteriormente, si rende protagonista di una lunga fuga al Fiandre, e tra l'altro è uno degli ultimi a resistere al ritorno del gruppo, e alla fine arriverà al 37esimo. Correrà anche la sua seconda Parigi-Roubaix senza portarla al termine, sappiamo che lui dalle interviste dice che è la corsa dei suoi sogni, e sinceramente per come si sta muovendo anche in questo inizio di stagione, io lo terrei sott'occhio. Adesso non dico che potrà vincere, però sicuramente è un corridore da tenere in considerazione, poi essendo spagnolo fa sempre abbastanza scalpore uno spagnolo forte sul pavé. Quest'anno comunque è andato forte all'Omloop et Nieuwsblad, cioè forte, è andato comunque 35esimo finendo davanti a Colbrelli, lui corse comunque in appoggio a Colbrelli, e poi alla Curne è arrivato 13esimo, quindi comunque dimostrando una corsa molto dura come è stata la Curne di un paio di domeniche fa, di essere un corridore davvero davvero interessante da seguire per le semiclassiche del Belgio, in generale anche per la Sanremo, classiche del Nord, eccetera eccetera. Certo, ripeto, non aver vinto fino adesso nessuna corsa è un bel macigno, però magari fa come l'anno scorso Benoît, che non aveva mai vinto e poi porta a casa le strade bianche, chissà che non possa essere lui un nome a sorpresa da giocarsi per le prossime corse di un giorno. Mi fai un lancio che non posso non prendere al volo per quanto riguarda il passaggio dalla rassegna dei giovani un po' alla cronaca dell'ultimo fine settimana, perché quello che è appena trascorso ha visto l'Italia come uno dei centri nevralgici del ciclismo che conta. Nessuno vuole qui sminuire
la pur sempre affascinante Parigi-Nizza che è partita domenica, ma in Toscana si sono svolte due corse come la Strade Bianche e il Gran Premio Industria Artigianato di Larciano, che sono state abbastanza importanti. Inevitabilmente, almeno secondo me, ma so che qui si aprirà un micro dibattito sulla questione, inevitabilmente secondo me la Strade Bianche, per la sua già importanza storica, io la metto già, mi assumo la responsabilità di questo, tra le corse che durante l'anno fanno la differenza sulla stagione, per tutta una serie di motivi che, se volete, possiamo parlarne. Perché le Strade Bianche introducono a quelle che sono le classiche universalmente riconosciute come le più grandi anche dal pubblico, al pubblico dei profani, e secondo me sono già da annoverare all'interno di queste gare. Vorrei sapere, iniziando così da Alessandro, con cui ho anche scambiato più battute sull'argomento, e soprattutto perché so che è del mio partito pro Strade Bianche, che pareri ha su come è andata la gara. E invece poi vorrei sentire da Luca e Albino che cosa mi dicono per confutare la mia posizione di tifoso delle Strade Bianche. Per me la Strade Bianche è una corsa magnifica, e oltre al fascino retorico cosiddetto del ciclismo antico, è una corsa che comunque è stata, fino alla scorsa edizione, è stata una corsa sempre molto avvincente e spettacolare, non solo appunto per i contenuti tecnici, per la starting list, ma anche proprio per quello che ti sa offrire come paesaggi, perché comunque chi guarda il ciclismo non si appassiona solo alla gara di per sé, ma si appassiona anche a vedere tutto il contorno, tutto quello che ci sta intorno. Però sulla corsa di quest'anno io mi sbilancio e dico che è stata una gara penosa. È stata una gara noiosissima, lineare, mi ricordava un po' una di quelle lunghe, interminabili tappe del Tour de France, quando vanno via le fughe di tanti uomini che se la giocano nel finale con il gruppo dietro a 10-15 minuti. Quelle fughe dove magari dentro ci sono cacciatori di classiche di qualità che poi si giocano la vittoria nel finale, elevando poi la suddetta tappa a rango di corsa vincente. È stata una corsa lineare, noiosa, resa eccellente, a mio modesto parere, solo e esclusivamente dal vincitore, di cui ne sto parlando ormai da settimane, ovvero Julian Alaphilippe. Dico Julian perché si dovrebbe dire Julian e non Julien, e dai suoi due sfidanti, che sono stati Fuglsang, che ha provato in tutti i modi a vincerla pur sapendo di non aver speranza con il francese, e da un Van Aert che secondo me non vale la metà di quello che era l'anno scorso, eppure è stato capace di arrivare terzo un'altra volta. E qui mi chiedo, anzi chiederò poi a Luca e ad Albino, cosa aspetta Van der Poel a venire a mazzolare tutti su queste strade. Non mi posso esprimere sulla telecronaca Rai, che so che è uno dei dibattiti più accesi in questi giorni in rete, perché non l'ho ascoltato su Eurosport, però posso dire che già la corsa è stata noiosa, però se RCS ti trasmette gli ultimi 15 km della corsa femminile, vinta tra l'altro da un altro grandissimo corridore, Annemiek van Vleuten, e gli ultimi 50 km di quella maschile, cioè quando la corsa è già esplosa, quando siamo già a quasi finite le Santa Maria, tu in questa maniera non stai rendendo merito alla corsa, non stai fidelizzando un pubblico, stai distruggendo tutto l'hype che hai offerto nelle settimane, parlando della classica del nord più a sud, di tutte queste cose che poi alla fine si rivelano delle boiate, se tu invece di far vedere 3 ore di corsa ne fai vedere un'ora e 20 minuti. Ed è una roba che io trovo veramente scandalosa, anche perché appunto a quel punto la corsa era già esplosa. Prima di passare la parola a Luca Albino, volevo solo aprire una parentesi sugli italiani. È stato bravissimo Canola, classificandosi sedicesimo, migliore dei nostri, diciamo, migliore dei corridori italiani. Ha mancato di poco l'aggancio al gruppo dei migliori. Poi, a parte la lunga fuga di Diego Rosa, finalmente mi ha fatto piacere rivederlo a un discreto livello. È un Bettiol che all'inizio faceva parte del gruppo dei migliori, poi pare che abbia forato, ha avuto i crampi ed è scomparso. Il resto non pervenuto. Moscon non va su quest'anno, perché insomma è arrivato staccato di parecchio, non era stato arrivato anche dietro a Puccio e Thomas. Non lo so sinceramente cosa sta succedendo a Moscon.
Ballerini si è difeso, però c'è stato un buon Nibali, però non può essere sempre Nibali a salvare il bilancio del ciclismo italiano. Chiudo dicendo che vedremo con le prossime classiche più importanti a che punto è il ciclismo italiano, perché i nomi ci sono, però quando conta, quando il posto in palio si alza, ci facciamo da parte. Beh, allora adesso vorrei sentire due battute da parte del partito contro le strade bianche. Adesso la metto così, come battuta, però è un dibattito che, se vogliamo chiamarlo così, ha il suo senso. Mi spiego. Ormai sono più di 10 anni che si corre questa gara e, a mio modesto avviso, fatto che questa corsa, come è successo quest'anno, sia stata, può darsi, non particolarmente eccitante, sia proprio il motivo per cui questa corsa entra di diritto tra le corse più importanti, nel senso che la fama di grande corsa non viene tolta al Tour de France perché la metà delle sue tappe non hanno nulla da dire. Non è questo tipo di considerazioni che dà una corsa al suo spessore, secondo me, la danno i nomi dei vincitori, la dà il ritmo delle vittorie, la danno tutta una serie di altri fattori che secondo me non possono essere negati e secondo me, appunto, questa si conferma come una delle corse sempre come uno degli appuntamenti che sempre ogni anno scandiscono l'andamento della stagione. Ora, non so da Luca Albino come l'hanno vista loro un po' la gara di quest'anno e come ne pensano in generale. Allora, intanto la gara di quest'anno è stata parecchio brutta a mio avviso, ma non comunque la strada bianca più brutta che abbiamo visto negli ultimi anni, che penso sia un premio che spetta l'edizione orribile vinta da Moreno Moser. In generale reputo la strada bianca un capolavoro di marketing di RCS, perché ci sono corse in sterrato ben più dure, più belle, più emozionanti di cui la gente non conosce nemmeno il nome. Penso alla Dvarsdoor et Hageland, penso alla Charles Sells, penso alla Slalom Norge, penso anche alla Gravel Antar, che è una corsa neozelandese in sterrato. Quest'anno io l'ho seguita con uno streaming scrausissimo Facebook di una squadra del posto, e sono gare che nessuno conosce, ma sono più belle e più dure della strada bianca, a mio avviso. Qual è il problema della strada bianca? Allora, innanzitutto è un chilometraggio non da classica, quindi sì, certo, possiamo dire che è la classica del nord più a sud, eccetera, 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 però le classiche del nord, soprattutto quelle più importanti, misurano dai 200 km in poi, e se arriva fino ai 200 km, 250, qua ci fermiamo a 180 km. Dopodiché parliamo anche di una gara che secondo me è strutturata male a livello di percorso, perché dopo il tratto di sterrato di Sante Marie ci sono 20 km di nulla assoluto, ove non succede praticamente nulla e che spesso e volentieri ammazzano la corsa. L'anno scorso siamo stati fortunati e abbiamo visto l'unica strada bianca, secondo me, veramente bella degli ultimi 9-10 anni, perché c'è stata la pioggia. Altrimenti la corsa e il canovaccio della corsa è sempre lo stesso: selezione nella zona di Monte Sante Marie e poi il nulla assoluto per 20 km, tanto che due corridori, Zatzman e Kutnetsov, da soli sono rientrati sul gruppo di testa, che era composto da 15 atleti. E se nel gruppo Nibali ci fosse stata un po' di organizzazione, perché ad esempio c'erano i Mitchelton che erano in 400 e non ne tirava uno, rientravano anche quelli e si arrivava agli ultimi 20 km con un gruppo di 30-40 atleti. Tanto che poi, vabbè, la corsa secondo me si è decisa in modo abbastanza stupido, diciamo così. C'è stato un attacco di Fuglsang, lo ha seguito Alaphilippe e Van Aert. Dietro si sono un po' guardati, tiro io, no, tiri tu, come ormai succede sempre nelle classiche negli ultimi anni. Il primo che attacca va via perché dietro non sanno organizzarsi, hanno tutti paura di lavorare un po' troppo. E dunque alla fine non è successo praticamente nulla nella corsa, tranne in quel momento lì in cui ha attaccato Fuglsang. E queste sono le critiche, appunto, che mi sento di fare alla Strade Bianche. Una corsa che, se non piove,
ha un canovaccio sempre lineare, sempre lo stesso, magari può capitare che arrivino in 2-3 al muro finale, o come quando c'era Cancellara arrivava lui da solo, però ci fermiamo lì, cambia poco. E vabbè, francamente il termine sesta monumento mi dà fastidio, ma non perché si indichi la Sanremo come sesta monumento, ma perché si indichino le altre 5 classiche come classiche monumento, che è un termine inventato ad hoc una ventina d'anni fa per rendere certe classiche più importanti di altre quando non lo erano. E dunque per me è sostanzialmente quello che ho appena detto, le mie critiche alla Strade Bianche. Non so se Albino vuole aggiungere qualcosa. Io, oltre a condividere pienamente quello che hai detto te, a me sinceramente ha frantumato l'organo genitale che si è rotto, simboleggia seccatura, tutta questa retorica del ciclismo eroico, che i ciclisti del giorno d'oggi sono i primi a volersi emancipare dalla logica del ciclismo eroico, perché sono sempre i primi a rompere le balle quando c'è da correre sotto l'acqua, c'è da correre sotto la neve, c'è da correre col vento. Però magicamente il giorno della Strade Bianche sono tutti contenti, tutti pronti ad elogiare quella, a loro dire, bella corsa che è la Strade Bianche. Perché le elogiano? Perché intanto gli sterrati sono perfettamente battuti e non c'è il minimo rischio di una foratura. Infatti io non so se avete visto una foratura, se voi l'avete vista, bene, io non l'ho vista. E a mio modo di vedere le cose, una corsa sullo sterrato che non prevede neanche una foratura, capisco che alcuni possano dare fastidio l'alea legata al fattore foratura, però è sterrato, le forature dovrebbero far parte del gioco, come è sempre stato in quello che era il vero ciclismo eroico. Chiudo dicendo che a mio parere la Strade Bianche sta al ciclismo eroico, quello vero, come l'arrampicata indoor sta all'arrampicata su parete roccioso. Non c'entrano niente. Ma guarda che su questo aspetto della questione eroica, cioè lo sai anche noi come Suiveur quanto ce l'abbiamo dall'inizio sulla volontà di esasperare tutto in funzione di un racconto che non ha nulla di vero, che dovrebbe, secondo qualcuno, riavvicinare il popolo dei nostalgici da un lato o crearne uno di nuovo tra dei nuovi affezionati. Secondo me la questione non è tanto quella lì, perché alla fine basta, tra virgolette, non ascoltare più chi si fa portatore di questa istanza, che secondo me è comunque una sparuta minoranza. Tuttavia posso capire la questione sulla lunghezza del percorso, la sua tortuosità, la sua anche pericolosità, però devo essere sincero, il fatto di inserire, oltre a Sanremo, oltre a Lombardia, inserire un tracciato a inizio stagione diverso, e magari anche una questione un po' di spot commerciale, paesaggistico, culturale, secondo me è una cosa che ha molto senso fare. Si può rivedere il percorso, ma non è che, siccome il percorso finora è stato questo, mi verrebbe da chiudere la corsa. Ecco, questo secondo me fa un po' la differenza. Beh, chiudere la corsa no, però sai, contestualizzare ciò che stiamo vedendo e smetterla di spacciare questa corsa come se fosse un evento imperdibile, magari sì, anche perché appunto nel 2018 abbiamo visto una corsa veramente bella, ma se vogliamo ricordare l'edizione, vabbè, di quest'anno, quella del 2017 vinta da Kwiatkowski con una fagianata terrificante mentre gli altri dormono, quella di Moreno Moser che fu qualcosa di indicibile, ma anche la prima di Kwiatkowski, quella che citavo prima era quella del 2017, anche la prima del 2014 con l'attacco di Kwiatkowski e Sagan, niente di memorabile, quella di Stibar, anche lì niente di particolarmente memorabile, anzi, cioè, sono proprio corse, cioè lo svolgimento della Strade Bianche te lo sei dimenticato il giorno dopo, questo è il problema di questa gara che magari regala tanto dal punto di vista paesaggistico, però nel concreto, nel tecnico, spesso e volentieri regala molto poco in realtà, anche perché già come diceva Alessandro,
non ti fanno vedere magari quella che è la fase più interessante della corsa, perché la trasmissione inizia negli ultimi 50 km e tra l'altro, sempre collegandomi a quello che diceva Alessandro, sono d'accordo anche che solo 15 km di prova femminile, quando la RAI poteva mettere a disposizione due canali web che erano totalmente inutilizzati in quel momento, è qualcosa di, secondo me, scandaloso, anche perché siamo in una società in cui tutti fanno i femministi, poi quando hai l'occasione di promuovere il prodotto ciclismo femminile, che è un prodotto, secondo me, interessante, perché molto diverso proprio strutturalmente rispetto al ciclismo maschile, tu cosa fai? Fai vedere la corsa quando è già finita, e allora stai anche, secondo me, mancando di rispetto a tutte le ragazze che si fanno un mazzo tanto così in bicicletta. Sì, questo secondo me è veramente un punto dirimente, nel senso che spingere dal punto di vista mediatico una corsa che poi non ha un ritorno di un certo tipo dal punto di vista del contenuto in sé è una cosa, ma spingere a livello di marketing, a livello di media, una corsa che poi non ha il riscontro perché l'emittente si mette nella posizione di oscurarlo, ecco, questo ha poco senso. Sì, ma faccio solo una puntualizzazione, che in questo caso non è la RAI, eccetera, è proprio RCS che offre questo servizio, perché anche se tu ti collegavi su Eurosport, era previsto all'inizio, mi pare, alle 12.25, e sono iniziate alle 12.25, le ragazze sono andate come dei treni, alle 12.25 mancavano meno di 20 km, sono collegati in quel momento lì, ed è una roba assurda, anche perché essendo una corsa breve, sono partiti alle 10 di mattina, è chiaro che ti arrivano all'una, è stata una roba veramente penosa. Anche perché, appunto, come dicevo, la RAI aveva Rai Sport Web 2 e Rai, cioè su Rai Sport Web 1 andava il biathlon, i mondiali di biathlon, tra l'altro, in differita. Allora, su Rai Sport Web 2 e 3 non c'era niente, quindi tu quella strade bianche lì, RCS, potevi iniziare a produrre le immagini un'ora prima e sarebbero andate comunque. Sì, concordo, questo tipo di decisioni sono veramente discriminanti per quanto può essere seguita, piaciuta o appassionante una corsa. E, per passare al Gran Premio di Larciano di cui parlavo prima, volevo chiedervi qualche considerazione a riguardo, perché comunque una corsa rispetto alla Strade Bianche è comunque minore, ma insomma non trascurabile. Beh, guarda, Larciano secondo me è stata molto molto più divertente. Diciamo che il maltempo, come sempre, ci ha messo il suo zampino e ha vinto un corridore che il giorno prima andava fortissimo, ovvero Schachmann, che era rimasto appiedato da una delle rare forature, come diceva Albino prima, e altrimenti sarebbe rimasto comunque con i primissimi già il giorno prima. E oltretutto, Schachmann, vincendo, comunque facendosi vedere molto competitivo a Larciano, ha dimostrato a tanti corridori che il giorno prima avevano alzato bandiera bianca per paura di non essere competitivi a Larciano, ed è successo quest'anno, ed è successo anche l'anno scorso, di corridori a pacchi che si ritiravano per provare poi a fare il risultato il giorno dopo, che si può fare bene in entrambe le corse. È chiaro, deve avere un motore come il suo, però si può fare bene in tutte e due le corse. Schachmann è un corridore veramente molto molto interessante, secondo me, e secondo me è un corridore poi di cui ne potremo parlare anche nei prossimi episodi, e secondo me è da tenere molto d'occhio per le classiche vallonate già quest'anno, e credo anche in futuro possa anche dire la sua nei grandi giri. E tornando alla corsa, è stata una corsa molto divertente. Landroni ha provato a fare il colpaccio con Cattaneo, che però se l'è giocata malissimo, perché sapeva benissimo di essere battuto da Schachmann, perché lo aveva già battuto l'anno scorso al Giro d'Italia, e secondo me doveva farsi un pochettino più furbo, e non vorrei che anche quest'anno, anche se poi i punti della Ciclismo Cup in teoria l'anno prossimo non dovrebbero dare la vittoria del Ciclismo Cup, non dovrebbe dare la possibilità della missione al Giro, però non vorrei che anche quest'anno le questioni di Ciclismo Cup facciano venire fuori tattiche un po' particolari. Secondo me Cattaneo doveva assolutamente farsi un pochettino più furbo per provare a giocarsela e in qualche maniera sperare che da dietro, visto che, vabbè, chiaro, lui magari non lo poteva sapere che dietro c'era un gruppo
gruppetto striminzito con dentro Vendrame, e in qualche maniera sperare che da dietro rientrassero, perché poi c'era la possibilità con Vendrame, appunto, che poi vincerà lo sprint del gruppo, di portare a casa la vittoria, che sarebbe stata comunque una vittoria di assoluto prestigio. Androni, che poi tra l'altro aveva anche Montaguti dietro, che si è piazzato ottavo. Le altre italiane hanno piazzato Visconti sesto, e comunque una Neri che è stata abbastanza pimpante, anche con Dyer Quintana si sono fatti vedere, mentre, come sta succedendo da questo inizio di stagione, una Bardiani un po' evanescente. Il migliore è stato Rota, 26esimo, ma loro in generale non si sono visti. E da sottolineare il quarto posto di Totò, corridore della San Gemini, che in queste corse io l'ho definito un autentico fuoriclasse dei piazzamenti, perché in queste corse lui c'è sempre piazzato. Mentre la Nippo ha fatto come miglior risultato 53esimo posto di Bagioli Grande, però Bagioli si era fatto vedere spesso in testa al gruppo a tirare, a differenza dei Bardiani. Meglio dei corridori Nippo comunque hanno fatto diversi team Continental Under 23, come i Dimensions Data con Sobrero 34esimo e Battistella 40esimo, e la Colpac con Baccio 39esimo, che si è anche messo in mostra attaccando nel finale, e Bagioli Piccolo 42esimo. Comunque tutta esperienza che per i ragazzi il futuro del nostro ciclismo può fare bene. E a tal proposito, da sottolineare anche la lunga fuga di Fabio Mazzucco, che è stato appunto lungo in fuga, classe 99, che poi alla fine è riuscito anche a resistere e a concludere la corsa, che è un fatto tutt'altro che scontato. Tra l'altro nella top 10 c'è stato il decimo posto di Lucas Eriksson, svedese classe 96, che so che Luca conosce e che penso ce ne parlerà lui. Sì, Eriksson era un corridore che si era messo in luce già tanti anni fa, ormai un lustro fa, da juniores, quando il primo anno era arrivato sesto al mondiale di Firenze, al mondiale di Matteo Van Der Poel, e l'anno dopo era arrivato settimo al mondiale di Ponferrada. Tra l'altro nel 2014, lui il secondo anno da Under 23, vinse anche la tappa regina della Corsa della Pace, che insieme al Giro della Lunigiana sono le due corse più dure, a mio avviso, più importanti della categoria juniores. Corsa a tappe si intende, chiaramente, perché è il corso più importante, se no è il mondiale. Poi da Under 23 aveva stentato un pochino all'inizio, aveva fatto due anni con dei discreti risultati, comunque non super, al team Tre Berg Bianchi. Poi nel 2017 era andato alla Seg Racing Academy, che è uno dei top team Continental di categoria, ove fece benino, però non risultati stratosferici. Aveva un 21esimo posto all'Alsazia, ad esempio, oppure un 12esimo alla Parigi-Roubaix Espoir. È tornato nel 2018 in Svezia con un'altra piccola squadra della nazione, ovvero la Motala AFCK, ed è esploso quello che doveva essere appunto il suo ultimo anno del 23, è esploso vincendo il campionato nazionale svedese, battendo in una volata due Tobias Ludvigsson, che prima del suo passaggio al professionismo era l'ultimo professionista svedese di livello rimasto. Aveva vinto un paio di corse svedesi, si era piazzato quinto addirittura al campionato nazionale Under 23, e al campionato europeo Under 23, che si è svolto a Zlín in Repubblica Ceca, su un percorso molto molto duro, probabilmente meno impegnativo rispetto a quello del mondiale, tanto che la squadra danese Rival Cycling Team, che è una squadra professional, quest'anno professional, lo ha messo sotto contratto per il 2019. Ha iniziato questo 2019 benissimo, piazzandosi nei 10 nella prima tappa del Tour of Outvar e nei 10 a GP Industria Artigianato. Quindi lui praticamente in 5 giorni di corsa che ha attualmente ha già due top 10. È un corridore appunto adatto soprattutto a percorsi vallonati, con uno spunto veloce buono ma non buonissimo, diciamo che è il tipo che può vincere volate di magari 3 corridori, 4 corridori, però volate di 10 corridori non le vince, per cui deve puntare a migliorare un po' là per diventare un grosso nome da classiche. Appunto, vedendo come sta andando adesso, che ha comunque solo 23 anni, viene da pensare che migliorando ancora un pochino
potrebbe fare il salto nel World Tour e ottenere buoni risultati anche nelle grandi classiche vallonate come le classiche delle Ardenne o il Giro di Lombardia. Secondo me si appiccicavano il marchio dell'eroismo anche al Gran Premio di Larciano, altro che la vendita dei diritti delle strade bianche, quella corsa che c'è stata, la vendevano veramente in tutto il mondo, altro che... In conclusione vorrei chiedervi invece un accenno a due gare molto importanti, di cui una però ci sta dicendo di essere molto più interessante dell'altra, e parlo della Parigi-Nizza da un lato, dal lato dell'interesse diciamo, e dall'altro della Tirreno-Adriatico. Non so che idee vi siete fatti per ora. Ma guarda, secondo me la Parigi-Nizza batte, come quasi tutti gli anni, batte la Tirreno-Adriatico 100-0, e le prime tappe sono state veramente altamente spettacolari e dai contenuti tecnici veramente veramente interessanti. E i ventagli delle prime tappe, le azioni di Bernal, corridore stratosferico, e di Kwiatkowski mi hanno veramente gasato un sacco. E la Tirreno Adriatico ha avuto l'idea di partire con una prima tappa con una cronosquadre. Quando tu hai una corsa di 7 giorni in cui bruci io parlo di contenuti tecnici, tu quando parti il primo giorno hai una cronosquadre e l'ultimo giorno hai un cronometro individuale e basta, avanza la cronometro individuale. Vedere una corsa di questo genere con una cronometro, con una cronosquadra come quella della prima tappa, è veramente lo trovo assolutamente mortificante per una corsa di rango World Tour. Sì, sono abbastanza d'accordo con Alessandro, cioè i ruoli delle due gare si sono invertiti nell'ultimo periodo, mentre nella prima metà del decennio abbiamo visto Tirreno Adriatico molto spettacolari, penso alla Tirreno di Cadel Evans nel 2011, alle due, ma soprattutto alla seconda nel 2013 di Nibali, a quella del 2014 con Contador che fece quel numero nella tappa di Guardia Grande, mentre le Parigi-Nizza offrivano molto poco, ad esempio quella di Tony Martin fu orribile, non parliamo di quella di Betancourt che fu veramente da strapparsi gli occhi, ma anche quella di Higgins con Vestra nel 2012 fu una roba orrenda. Invece negli ultimi anni la Tirreno Adriatico, anche perché a livelli di percorsi secondo me si è fatto un passo indietro levando una tappa mossa, perché prima c'erano due tappe mosse e l'arrivo in salita, invece negli ultimi anni ci sono sempre state una tappa mossa più l'arrivo in salita, e con questa cronosquadra che ormai è sempre più incisiva ogni anno che passa, anche perché le squadre sanno bene quanto si possa fare la differenza in 20 km di cronometro a squadra in una corsa di una settimana, per cui tutti portano il migliore organico possibile e poi vediamo cosa succede. È chiaro che questa Tirreno Adriatico, se a Roglic non viene un'ulcera perforante, la vince lui. Poi Roglic è un corridore strepitoso ed è uno dei miei preferiti, quindi sono ben contento, però chiaramente l'organizzazione dovrebbe mettersi nell'ordine di idee che bisogna fare qualcosa qua per cambiare e per rendere la gara un po' meno monotona. Dopodiché secondo me la Parigi-Nizza in questi primi giorni, soprattutto nei primi due che sono stati spettacolari, con una valanga di ventagli e con un Bernal epico, ma anche un grandissimo Quintana, perché parliamo di un corridore Bernal di 60 kg e Quintana di 55 che si muovevano nel vento come passisti di 80 kg, e invece altri che sono andati molto male. Infatti quello che stavo per dire è che questa Parigi-Nizza ha mostrato i limiti di due corridori come Simon Yates e Miguel Angel Lopez, che hanno preso paccheri da tutte le parti. Io spero che i loro avversari per i grandi giri si siano presi nota, perché se si fanno battere ancora da Simon Yates o da Miguel Angel Lopez, poi dovranno farsi un esame di coscienza, perché abbiamo visto due corridori che appena si è iniziato a sventagliare sono andati nel panico totale, cioè gli hanno messi uno per angolo, e sappiamo che entrambi, comunque non lo scopriamo oggi, che sono due corridori, anche se poi Yates un grande giro l'ha già vinto, però diciamo che quella Vuelta lì è un grande giro per modo di dire, comunque sono due corridori sicuramente molto forti in salita, ma che hanno dei limiti belli grossi, e se i loro avversari sanno approfittarne, due così grandi giri non li vincono. Ma infatti una cosa che secondo me fa la differenza in un'ottica di
comprensione dell'andamento del ciclismo durante l'anno e di vedere, come avete appena detto, la potenzialità di alcuni corridori non in senso assoluto, ma in senso relativo. Cioè, la capacità di Yates, prendo lui, o di Miguel Ángel López, perché li hai citati tu, di raggiungere certi risultati, quanto dipende anche non solo dal loro valore assoluto, ma dall'andamento della gara, dal contesto, tutto quanto, che non vuole essere certo un giudizio di, come dire, relativista, che però può aiutare un ragionamento di questo tipo a dare la dimensione di un corridore. Ecco, su questo sono assolutamente d'accordo. No, esatto, infatti, cioè, io penso, uno vede Bernal che è davanti ogni ventaglio, anzi è lui in prima persona, certe volte che prova ad aprire il ventaglio pur pesando 60 kg, uno vede Quintana che è un corridore che sta affrontando un periodo di flessione della sua carriera, ma lo sta affrontando con grandissima classe, al contrario di altri corridori, ed infatti nonostante vada meno forte in salita rispetto in passato, lo troviamo a battersi comunque in tutte le corse, anche se è stato un corridore oltremodo bistrattato, sta dimostrando che lui il carattere comunque lo ha. Ogni riferimento a Fabio Aru è puramente Casuale, esattamente. Ma dicevo, appunto, uno vede questi corridori e poi vede Lopez e Yates, che invece appena la tappa inizia ad andare in un certo modo vanno in crisi totale, e capisce bene chi sono i corridori forti e chi no. Dunque, è chiaro che se poi in un grande giro Simon Yates in 21 giorni non trovi il modo, tu che sei un corridore a 360 gradi superiore, di arrivargli davanti, vuol dire che hai anche commesso tu qualche errore. Poi ripeto, la Vuelta dell'anno scorso era una corsa a livello tecnico di livello proprio basso. Però abbiamo visto anche al Giro d'Italia, per quanto Yates per 15 giorni sia andato molto forte, poi i suoi limiti sono emersi e lo hanno annientato gli altri. Froome, Dumoulin, appena hanno visto che era a prato nevoso, che era meno lucido rispetto alle tappe precedenti, l'hanno fatto fuori subito. Dunque, appunto, queste gare servono anche per questo, anche per capire certi corridori come se la cavano in determinati contesti. Ed è chiaro che se io, Egan Bernal, vedo che Simon Yates, Miguel Ángel López fanno così tanta fatica nei ventagli, se al Giro d'Italia mi capita l'occasione di fare un ventaglio non lo sfrutto, e poi a fine corsa uno di questi mi arriva davanti, è colpa mia. Certo che Bernal in chiave Giro d'Italia, poi ne parleremo, fa veramente tanta tanta paura a tutti, eh. Sì, è che ci sono quei due lì che stanno alla Tirreno Adriatico, i due passisti, Dumoulin e Roglic. Roglic, da cui dovrà guardarsi bene, perché se dovesse occuparsi solo di altri scalatori, poi lui non è, cioè, fisicamente è più simile allo scalatore che al passista, però è chiaro che è un corridore non è un corridore alla Pantani, non è un corridore alla Ivan Sosa, per dire il suo compagno di squadra, non è uno scalatore puro, è comunque un corridore completo, un corridore più alla, neanche alla Contador comunque, perché è superiore su certi aspetti a Contador, tipo ad esempio sul fondo. Bernal ha un fondo strepitoso, Contador il fondo è sempre stato un po' il suo punto debole, però appunto se dovesse guardarsi solo dagli scalatori per me non avrebbe problemi. È chiaro che con due passisti scalatori di quella risma lì, uno un po' più forte a cronometro come Dumoulin e uno un po' più eclettico come Roglic, avrà il suo bel da fare al Giro d'Italia, però è un corridore di livello incredibile, Egan Bernal. E come dicevamo nelle scorse puntate, la cosa bella è che non è l'unico corridore così forte della sua generazione. Finisce la puntata di Oltre la Corsa, il podcast di Swiver. Grazie per averci seguito fin qui. Potete seguirci sul nostro sito, swiver.it, e sulle nostre pagine social. Per restare aggiornati sulle prossime puntate, iscrivetevi al nostro canale. Grazie di essere stati con noi. Alla prossima!